Musica a cappella, invece, ieri sera all'Auditorium Gazzoli di Terni. Sul palco è salito il gruppo milanese degli Alti e Bassi con uno spettacolo dal titolo Mina e dintorni. Allora ascoltiamoli in questo servizio di Samuele Amadori. Una volta c'erano solo i neri per caso. Qualche anno fa la gente ne andava pazza. Ora le formazioni italiane di musica a cappella sono di più. E fra queste una delle più meritevoli d'attenzione è quella degli Alti e Bassi. Il gruppo si è esibito ieri sera all'Auditorium Gazzoli di Terni in uno spettacolo intitolato Mina e dintorni. Punto di partenza è il repertorio della Tigre di Cremona, per poi avventurarsi in brani dei Platters, di Lucio Battisti, dei Beatles o di Leonard Bernstein. Le straordinarie doti vocali del gruppo, fondato a Milano nel 1994, ben si prestano a questo nuovo progetto, un viaggio canoro nella musica leggera degli anni 70. Il concerto chiude il programma di Visioni in Musica, rassegna ormai entrata nei cuori e nelle orecchie dei ternani. La grande originalità e versatilità dei brani proposti esalta le qualità di questo quintetto. Il fascino della loro musica è presto detto. Sembra che le corde vocali dei cinque componenti, degli alti e bassi, contengano un'intera orchestra. Ogni sezione viene rappresentata a perfezione. Gli arrangiamenti sono pregevoli quanto gli equilibrismi vocali. Non basta saper cantare, bisogna anche saper far musica, e questo è un po' il loro motto.